crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so Sei già in partenza, Matti? Sì, certo, guarda, non me ne parlare, che non ne ho mezza voglia. Devo andare a trovare le mie amiche che dopo che si è incendiata la casa di riposo per le vecchie finocchie non hanno più trovato una casa. Adesso si sono iscritte all'università per la terza età. Si vogliono laureare in toilettatura per animali. Te la vedi, Agonia, che fa il ciuffo ai barboncini? Va, fammi andare, va. Ciao ragazze, sono entusiasta. Ho trovato un modo nuovo per conoscere un sacco di donne. Ancora di più? Cosa facciamo adesso? Mettiamo un cancellino girevole come allo stadio davanti alla tua camera? Vai, scema, è una cosa seria. Oggi ho fatto un corso di primo soccorso e non mi sembrava vero. Centinaia di donne che cercavano di spruzzare aria nel mio piccolo e magro corpicino stremato. E cosa c'è di diverso rispetto a quello che hai fatto lo scorso weekend? Dimmi come sto, dai, dimmi benino benino. Fantastica. Tesoro, graziosissimo. Ad un occhio inesperto quel poliestere potrebbe anche sembrare seta. Ma è seta? Sì, certo, come no. Su, vuota il sacco, birbantella, chi è? È la dottoressa Enrichetta Bentivoglio, fa la psichiatra. Ma non c'è molto da dire, io sono un po' riservatina in queste cose, lo sapete. Beh, insomma, mi piace proprio tanto. E quindi vedi una psichiatra, niente meno. Era ora, me ne vado, ciao a tutti. Metti, ti do una mano a portare giù le valigie. Va bene. Speriamo di conoscere presto questa donna così attraente che ha stregato Pantera. Sì, lei e tutte le sue amiche single. Vado ad aprire. Chi è? Oh no, grazie ragazzina, siamo già abbonate a Vanity Fair, non vogliamo altro. Ma chi diavolo è? Salve, sono Enrichetta Bentivoglio. E potrei entrare? È proprio sicura di essere Enrichetta Bentivoglio? Sì, e lei dovrebbe essere Minerva. La Pantera mi ha parlato di lei. Vorrei poter dire lo stesso. Sì, prego, si accomodi. Vorrebbe allungarmi il cappotto. Amy, ti presento la dottoressa Enrichetta Bentivoglio. Ma non farmi ridere, ma questa è quella... È in anticipo, è un po' in anticipo, sì, lo so. Ciao. Ehi, ma non dovevamo vederci al ristorante? Stasera, Pantera, sei proprio incantevole. Pantera, sei tremenda. Ho capito cosa succede. Tu pensavi proprio che io ti volessi rubare la tua nuova conquista e quindi hai portato Amy questa qui per darmi una lezione? Vorrei essere morta. Dai, su Amy, andiamo di là. Io Minerva, non mi sono mai sentita in imbarazzo. Sei proprio stronza. Un sorriso ridicolo. Sì. Amy, adesso vai di là e ti comporti come la donna affascinante che sei sempre stata. Minerva, ti porto un aperitivo prima che se ne vada. Dai, cerco di recuperare. Ragazzi, un mini stuzzichino? Sono tornata! Metti, lei è l'amica di Lady Pantera, dottoressa Enrichetta Bentivoglio. Piacere di conoscerla. Anche per me. Spero di non sembrarle scortese,
Ma sa, la valigia pesa e sono molto stanca. Mi congedo. Arrivederci. Certo, è stato un piacere. Anche per me. Minerva, posso parlarti un attimo? Certo. Ma quella è una nana? Sì. Ah, meno male, avevo paura mi stesse venendo un altro ictus. Prendi la valigia e guardala di là. Oh, finalmente se ne sono andate tutte. Possiamo andare a cena finalmente, sono proprio affamatina. No, aspetta, devo dirti una cosa. Purtroppo non possiamo più stare insieme. Ma come no? No, questo rapporto è così. Tu purtroppo non sei alla mia altezza. Oh, ma non ti preoccupare, indosserò sempre le ballerine. No, ma non è per quello, che non siamo uguali, non sei proprio alla mia altezza. Oh, ma non ti preoccupare, sono abituata. Pensa, quando stavo in Sardegna, mio nonno mi diceva sempre che la media dell'altezza era 1,35, quando eravamo piccoli però era ancora più bassa, era 1,25, quando lui era piccolo invece, pensa. Fatta con gli alberi d'ulivo. E poi quell'epoca gli alberi d'ulivo, si sa, costavano caro. Allora salivano tutti sugli alberi d'ulivo e si arrampicavano sugli asini. Gli asini, i cavalli, quello che erano. Pensa che noi ne avevamo quattro. Uno si chiamava Gustavo. Oh, mangiava sempre un sacco di carote. E poi comunque i cibi liofilizzati si sa che non fanno tanto bene. E poi ti vengono le rughe, certo, certo, poi uno dice così, vero. E poi ci mettiamo a giocare a carte e via via che se ne frega, eh? Vero, vero Enrichetta? Enrichetta? Enrichetta?